Emmanuel Macron ha chiesto la creazione di un'ampia coalizione di forze politiche per sconfiggere gli estremismi alle prossime elezioni parlamentari. Il presidente francese si è rivolto agli elettori per la prima volta dopo aver ottenuto una pesante sconfitta da parte dell'estrema destra durante le elezioni del Parlamento europeo. Je suis convaincu que des sociodémocrates, des radicaux, des écologistes, des démocrates chrétiens, des gaullistes, et plus largement que beaucoup de nos compatriotes et de responsables politiques qui ne se reconnaissent pas dans la fièvre extrémiste, qui se retrouvent autour de quelques axes clairs que porte la majorité actuelle, peuvent travailler avec ses dirigeants et bâtir un projet nouveau. La decisione di sciogliere l'Assemblea nazionale e mandare alle urne gli elettori tra poco più di 2 settimane è stata una mossa rischiosa che Mes chers potrebbe portare combattants, l'estrema destra nous sommes élevés sur francese a guidare un governo per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale. Et L'enjeu les de ces autres? élections législatives, c'est de rassembler une majorité d'hommes et de femmes politiques engagés pour redresser notre pays et pour mettre fin à la situation de désordre sécuritaire, migratoire et budgétaire dans laquelle nous fait plonger Emmanuel Macron. I partiti d'opposizione stanno ora lavorando alla formazione di alleanze e sulla scelta dei candidati da presentare alle legislative anticipate che si terranno il 30 giugno e con secondo turno il 7 luglio.